muori. E poi te ne penti. Come, scusami. Beh, tutti, È terribile. Ma tutti prima o poi si lavora e si muore. Marco, ma te ne... Ma Ma voi non è state vero, guardando ma te questa devi live, ma un andare adesso. giorno Siete moriremo, morti. purtroppo. Giusto C'era, per darci una che botta paura di che te vita. non farlo mai più. Che ho Amici, è fatto? vero, Ti sono aspettate sparato perché è in aria. importante. Perché sto entrando nel Hai gioco. Games minchiato dietro, mi Ma sa. che cazzo. No, ma adesso non più. No, io sento molto più forte del solito. Io adesso no, adesso lo sento sento giusto. Il mouse, che non se, mi hai sentito. No, non lo stavo cliccando, quindi non è possibile. Ah, credo ero io mentre parlavo. Dopo aspetta che controllo per entrare nel gioco. Ma fatemi Tanto. Aprire Ghost Recon. Ma può essere che sminchia, perché... Sì, beh, ovvio, gioco Ubisoft. Non è quello. No, ma... È che i giochi di gioco locale sminchiano tutti. Ricordo un che uno è di Ubisoft. A me amici scappa la pipì. Vabbè, a uno... Dai, no, no, è ah, la piccola. Avviso, your system is running low available RAM. Sai che 8 giga di RAM ormai... Vabbè, mi sa che ormai di ma sì. A parte di fare impostazioni grafiche un pochino per quello. Ma l'ho già anche abbassato, l'ho messo tutto molto alto, l'ho messo ad alto. Grazie, fammi togliere la porca vacca, me lo dicevi per la Games Week, intanto te la portavo... Cioè, gli ho... Layuk, grazie Layuk. Mille! Tanto, speriamo forse veramente sia questione di un mese poi. Speriamo, come stai? In ogni caso. Cos'è che mi avevi detto di togliere? Cosa c'è, Esprit? Ah, la nebbia volumetrica. Nebbia volumetrica. Peccato, vabbè. Cesare, grazie. Grazie, Cesare. Io sto bene, Esprit. Nebbia volumetrica. Sì. Va bene. Come l'hai detto, scusa? Bagnagne. Ma, no, sfocatura... Ah, nebbia volumetrica. Ah, mica era alta. La metto bassa. Bagnagne. 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 Va bene. Allora, io posso mettere... Ma l'audio com'è? Ho smittato il game o no? Adesso no, adesso... Io adesso boh, non era il gioco. E io sono dentro. Va bene. Va bene. Okay, come si fa a invitarsi? Banana. Allora, chi invito? Invito io, allora. Io sono, vai, ma io forse invito. Io sono quello intermedio, quindi forse... No, credo se tu sia uguale a me, ti... Sono io diciamo, intermedio, Madonna, quindi, ho giocato 2 ore. Allora, solo ah, tra l'altro, cioè, per chi volesse giocare a questo gioco, c'è il 50% fastidio, di esperienza in più per 2 giorni. Io faccio quello che voglio, Esprit, lo sai. Quindi, quindi mi infilo su di te. Adesso testiamo anche le webcam perché non sappiamo se effettivamente le webcam vanno bene col gioco come spazio. Allora, è molta cosa schermo. Scusa, mi stavo batterando. Sì, c'è molta cosa schermo, però essendo in terza persona, anche un po' chi se ne frega, le metti. Come al solito, Pier, lo dicevo nella live della Robby. Io mi sono svegliato stamattina tappatissimo, tutto distrutto dal raffreddore perché avevo la febbre. Mi è passata la febbre e mi è iniziato il raffreddore. Sono in corso, activity name. E non mi passava con niente. Ho mangiato un po' di abanero. Fatta, mi sono liberato tutte le vie respiratorie, ragazzi. Come faccio a invitarvi in ogni parte? Passiamo guarda, God Mobile. Arflex, ho giocato 2 volte. 2 volte l'ho vinta, okay, quindi. Permetti. Vabbè, ma mi sa che 2 settimane ma tutti c'è hanno fatto base. Screenshot con loro primi, quindi mi sa che è una caccata. Ma secondo me, Manu ha detto che non ci sono i bot, ma secondo me sono da, tutti ci sono, i bot. Sono. Quelli scritto bot sono bot. No, sbagliato. Appunto, ma non... Cioè, perché c'è la partita da fare solo contro i bot, non sono normale. Nel gioco? Sono online, sì. Non ci sei. Io lo vedevo, lo invito io. Ah, mi posso unire? No, sta tra l'altro. Unisciti. Io sto tra l'altro. Sì, è 0-0 ti segno, non so per quale motivo. Per disegnare che non ho neanche giocato, ma è vero, può essere come effettivamente no, io può lo vedo essere come Pug all'inizio, Pug Mobile. Esprit, come stai? Senti di me, ma sei più basso di grado. La roba è grazie, Robby, grazie Valek, grazie mille. Per i 4-5-6. Se devo cercarlo. Ma cosa c'è? Cosa c'è? Ti faccio un balletto, ti faccio manca solo Marco. Mi dire che non ci sono le bot. Oh, io mi sono unito, non mi fa unire. Rimani in caricamento. Ho fatto l'invito, l'ho accettato, non si sta unendo. Non mi posso neanche più unire adesso. Ti invito. F2, guarda. Secondo me ti sei incastrato, Marco. Anche perché io lo vedo con 0-0 di esperienza e 0 di livello. Ma tu come fai a essere a 10 di potenza del equipaggiamento che sono 21, io sono più di te. Marco ha detto l'origa. Non so io. Ecco. Forse eravamo... Cazzo, c'è sto lollo. L'ho chiuso, lo riapro. Controllo info giocatore. Ti scruto, Morelli, Ma secondo me ci sono, Morelli. Non mi scrotare. Figurati. Fluffy Unico. Sono sulle Division. Ma è cappello, ma perché è cappellino? Si nergo? Non lo voglio il cappellino. Come, ti dà difesa, ti dà? Io non lo voglio, Esprit, non mi devi dire quello che devo fare.
Sto smontando le armi intanto io. Anche devo smontare. Adesso la canteremo per sempre per colpa di Rob. Sì, sì, smonto anch'io, smonto questo. E perché non ce l'ho un cappello adesso? Ma come? Da una istola, non è possibile, smontato. Questo è proprio vestito la militare. L'ho preso. Che figo. Scusate amici, ma devo fare una foto, perdonatemi. A chi? Quante armi c'ho qua dentro? Una missione ho fatto. Bah. Ecco qua. Adesso ho una foto di Liezar con la bocca aperta. C'è un problema grave. Chi? Ho aperto il negozio e niente. Ah, minchia, quanto ci sta mettendo. Aspetta, io ho dato una missione di tutorial. Come? Questa la metto. E c'è un missione di tutorial. Perché non mi hai aperto il negozio, probabilmente. No, però. Niente, Liezar è continuamente stupito da me. Allora. Ma perché laggo? Ma perché probabilmente no, c'è no, no, che si sta... No, ma non, gli altri andavano bene, c'è il solito problema. No, ma io sto laggando. Marco, perché probabilmente c'è il PC che non ce la fa l'interno di questa roba. Anch'io mi sono fatto medico. Perché cosa mi siete? Anche da solo cosa migliore, puoi fare da solo, puoi fare. Puoi rimarti da solo. Come per le sei. Ah, c'è Lohan. Johan, no? Sempre non mi ricordo mai. È sempre Lohan. E tanto dopo un mese me lo dimentico. Tanto adesso lo scrivo. Allora, mi sono unito, non sta succedendo niente, amici. Che devo fare? Non c'è neanche proprio. Cosa, Marco? Le mod, sì. Mi sono unito, ma non succede niente. Non so cosa devo fare. Unisciti. Ma anche ti sei unito a me? Sì. Poi devo unirti a caso un'altra persona. Ho provato a riavviare il gioco. Sì, l'ho riavviato. L'ho appena riaperto. Ma dove ti stai unendo tu? No, no, dal gioco, da dentro il gioco. Sono nel menù. La pubblicità di vi è partita la pubblicità di Ghost Recon. Beh, probabilmente lei vede il gioco che sta facendo, parte in automatico quello. Aspetta, sì, guarda anch'io, È partito un caricamento, forse ce la facciamo. Cioè, ti vedo, ma aspetta, ma sei come me, una persona di colore. Ma io sempre, tutti di colore. Dov'è Marco? Scalda il forno che facciamo la pizza, Marco. L'ha fatta mia mamma. Dov'è Marco? E ancora non vedo niente. Dagli il tempo, dagli il tempo. Marco, salto! Hai preso la missione intanto? Ma c'è già, devo solo andare. Non so se lo faccio condividerla con voi, però. Missione nelle vicinanze. Ma è una missione di fazione questa, grazie, che pare. E anche Anto. Anto e Aero. No, grazie, di disinformazione grazie si chiama. Belle. Grazie a voi. Vicinanze sono. Ma, Moro, qual è l'alto destra? Avete tutti una missione diversa. Io ho il nemico del mio nemico e da me Moro sta laggando incredibilmente. Allora, si potrà condividere la missione, no? Era come l'altro, sì. No, vado qua, vado sulla missione. Questa. La sto seguendo. F2 per accettarla. Ah, sì, F2. F2. Ok. Tu hai fatto Marco? Non è qua dentro, mi sa lui. No, l'ho fatto, l'ho fatto. Hai fatto? Non ti vedo un po' dentro, sei Marco. Ah, sei là! Marco! Ma io non vedo che l'hai fatto, Marco. No, non l'hai fatto. Ho tenuto premuto, sì, sì. Beh, ma che scatti, Marco. Ti dico... cioè, a parte che sì, che sei stupido, comunque. Tu sei stupido, deficiente. Ma tu sei stupido. Ma ciccione, imbecille. Andiamo. Siamo uguali, tra l'altro. Non mi sento neanche Marco, mi sento maleducato. Ma perché Liezar ha iniziato a mettere gli obiettivi in giro? Scusa. Vai dall'alto, dove vai? Dove vai? Guarda, sì, che è una cosa rossa io ma qua. Chi se ne frega, la missione secondaria, quella, lasciala stare. C'è uno piegato, non è che vuole qualcosa. Ma non toccare. Andiamo verso l'uscita, seguitemi. Perché vediamo di qua? Figli unico, single rainbow. Posso tagliare qua? Velocissimo. Ma quanto sei prima, scusa? Perché tu non mi hai seguito. Ma quanto scherzo. Liezar, stai togliendo quel punto? Come si toglie? Ma Liezar lo deve togliere, ce l'ha. Beh, non so. Ma che io non fammi fare meno cose possibile, che sennò veramente lagga tutto. Capito, metti i punti, fastidioso. Adesso amici. Adesso amici, vi faremo vedere come si fa tatticamente. A morire, tu non guidi l'elicottero, però. A morire subito. Io sono bravissimo a guidare l'elicottero. Dai, che comunque faccio adesso. Ma a parte che è veramente da arcade puro guidare l'elicottero. Ma è partito una cosa qui, una spiegazione. Io invece, guarda te, chi arriva prima lo guida. È arcade puro guidare l'elicottero. Non è che. Sbagliato. Ma l'ho visto tutto quanto. Non so se c'era. Vabbè, ormai. Che figura. Entrare in figura. Ti sparo nei calcagni se non stai zitto. No, dai, Che miseria. Guardi, mi nascondo. Ma muoviti, guarda. Sono saltato, poi ho visto. Ah, guido io, quindi. Ah, a posto. Io non voglio guidare.
Marco, come è a posto? Hai messo la cintura di sicurezza? Certo. È il mio pene. Sei sicuro? Allora, siamo pronti. È lunghissimo. Siamo i gemelli RS. RS? Allora, come si guidava così? Vai. Buonasera, oh, signor Stramano. Oh, Marco, oh, oh. Corriamo, corriamo. Oh, oh, oh. Che vomitino, eh. Sarebbero già caduti quelli. Torna nel video, piccolo prensile. Così guarda. Oh, oh, oh. Vomitino. Oh, Daniel Russo. Te l'avessi il paracadute? Sì, si è paracadute. Non lo so. Ma mi sa che non ce l'hai paracadute. Non ce l'ho, forse. Io mi butto, però. C'è il perk, Marco, del paracadute. Ma qual è ma non posso usare. È uno, l'obiettivo. Non ce l'ho, comunque. Non c'ho punti. Ma puoi attivarlo? Perché tu hai messo i punti in giro. No, quindi sono due missioni principali. Zitto! Ah no, aspetta, ce l'ho, ce l'ho. Cioè, allora, non andare dentro, per favore. Ma no, non perché mi basta. Parcheggia prima, eh. Non in questa base, magari. Poi ci raggrumiamo. No, farlo, Marco! Ma non l'ho fatto, non l'ho fatto. Faccio io, lo faccio. Marelli! Come si apre? Come si apre? La barra spaziatrice. Con la barra spaziatrice. Se ce l'avete, era un perk? Sì, sì. Però la barra spaziatrice era il perk? Era un perk la barra spaziatrice. Buonasera, Francesca. Mi ponte. No, mi sono immersato nella cacca. Ma c'è uno lì da voi, occhio. Il K, K. Moro, sei venuto troppo male. Ma dove state andando voi? Ma come si fa a tenere aperta la mappa senza tutte le missioni di lato? Ma non potevi avvicinarti a noi un po'? No, no. Lo sputerai qua, lo terrai io. Vado, quanto tearing che c'è. Albero. Aspetta, grazie. Ok, vedi? Amici, ci abbiamo il cecchino. Silenziatelo in caso. Grazie, sì, c'è il cecchino silenziato io. Tranqui, Marco. Ma noi siamo dei pro player di Fortnite. Io c'ho il cecchino, pronto. Ma che c'è un elicottero fighissimo? Ma noi sì, non dobbiamo già, andare già qua. Provato. Ne ho spostato uno, amici. Ma non dobbiamo andare qua tanto. Ti avevo promesso. Corri, Esprit, ti aspettiamo più avanti. Fatica che ho fatto. Grazie, 92, grazie mille. Grazie, Jace. Che fatica, Morelli. C'è la salita qua anche, questa discesa. Sono stanco. Accampiamoci un attimo. Già stanco, aspetta. Impiozziamoci più avanti. Aspettate un attimo, aspettate. Posso provare una cosa? No. No, così no, no, la granata per sbaglio. Ma perché? No, era quello sbagliato. E vabbè, tutti allertati. Ma perché devi provare le cose? Chi te l'ha chiesto? No, è che volevo lanciare il drone, ma stai fermo. Il tasto è una merda. Ma non si è allertato nessuno, mi sa, comunque. Io ci sono morto, ma infatti non c'è nessuno. No, ah, si sono allertati, non fatemi bendare, va. Che cazzo si chiama col 4? Allora, poi, venite qua. E non toccate di niente. Di qua non c'è Niente, mettiti siete le mani dentro il sedere, per favore. Amici, io ho scambiato contro le C, comunque, perché mi dava veramente fastidio. Sì, no, niente. Ma mi sono abituato. Oh, allora no, che poi su Rainbow faccio le cacate, cioè no. Siamo fermi, aspettiamo. Ah, ma non... Siamo, amici, c'è uno là sopra, ve lo spottate. Allora, come si fa il drone? Con X. Ce l'ho anch'io, aspetta. Andiamo allora, col drone. Spottiamoli tutti prima. E vediamo quanto è lontano con il raggio. Che un paio hanno spottati col cecchino, eh. Il raggio è infinito, Esprit. No, non è vero. Uno è là, per arrivare a casa mia. Ah, uno è qua. Anche nelle stradine, segnale. Eh. Ok, segnato. Uno è qua. C'è una macchina. La, macchina la forza per... robotica principale delle zone di test Skell. Questo credo. Si sappa uno. Ah, ecco qua. Un dottore c'è lì? Sì. Qua uno anche. Allora, i civili devono morire qua, non ammazzate i civili. No, i dottori sono i civili. Sì, non ammazzateli, non intendevo. Esatto. Anche sopra la torre. Ma ci sono poche guardie, ci sono. Sì, sono più. Magari occhio sono dentro. C'è un tizio alcune che sta venendo di qua. Sono un po' sparpagliati. Scopritaci chi non ha il drone. Chi è? Ah, è lì, nessuno. Eccolo. Dov'è? Qua, ragazzi. Lo sta. Sì, no, ma se ne sta andando adesso. Posso ammazzarsi fuori. Dexmex. Buonasera, siamo di fuori. Wow, quasi un anno. Grazie mille. Grazie, Dexmex. Ma non c'è nessuno così comunque. Pigna, non hai più Prime, non hai il simbolo del Prime. Sì. Non hai Prime. Hanno visto il drone, mi hanno visto. Poi dici a me, poi dici a me. Ma tranquilli, fate passare. Ormai sono allertati veramente tutti. Non è successo niente, fate passare l'allerta. Non so dove siamo comunque. Fate passare l'allerta, il drone è andato via, il mio. Loro stanno cercando. Non è quello in fondo, c'è un problema, non c'è il drone dell'abilità. Ho visto uno, l'ho visto. Amici, andiamo piano. Eccolo, aspetta. Vieni fuori, vieni. Effort! C'è uno in fondo da solo, eh. Allora, fermi, facciamo passare l'allerta adesso, non facciamo le cappelle. Ma c'è uno lì da solo. Ma io non lo vedo mica. Sì, c'è uno da solo, l'ho spottato. C'è anche uno sul tetto che prima... silenziata? Ma è sotto, sì, ce l'ho silenziata.
Sì. Oh, e vieni su con quel testone di merda, non so cosa hai sotto. Allora, appiattiamoci lungo questo grande muro intanto. Amici, state attenti che magari quelli dentro sotto le robe non li abbiamo visti col drone. Grazie, Dexmegs. Quello l'abbiamo già ringraziato. Marelli. Anche Dexmegs. L'ho già ringraziato. Ah, io corro, non ho capitato, scusami. Ma che non devi, devi, no! Allora, chi è là? Esprit, ecco, che ha messo un punto. Ecco, lo vedo dove su questo. Allora, Esprit, tu cecchini da lì? Non vuoi farti in funzione con noi? Guardi, grazie mille, 31 mesi. Aspettate un attimo, pensiamo. C'è un cretino con me, Moro. Ma là non c'è niente, Esprit, vieni da noi. Perché stai andando dalla parte opposta? Lancio il drone. Era un altro posto. Il posto peggiore è entrare quello. Ah, Moro, se entriamo, entriamo una alla volta. Allora, ma Yezar, tu perché sei qui? Non sei il cecchino, scusami. Ma ci abbiamo tutti il cecchino, tanto. Ma anche il cecchino. Ma tanto sono tutti sotto il muro, come scusa di sparare attraverso il posto. Se vai. No, sono tutti sopra le cose. Aspetta, allora. Vado un attimo là sulla collina. Lo vedo, è sicuro su in cima a torre. Vedo nessuno comunque. Guarda. Esprit, vai a fare il cecchino, Esprit. Ma che cecchino è? Ma è specializzato solo il cecchino? Un cecchino col mitra era. Mio? C'è la barra di ferro in mezzo. Moro, avanza. Marco, avanziamo noi. Aspetta, c'è una torre, c'è. Mi stavo guardando. Aspetta, Moro, aspetta, avanzare. Sono fermo. Ragazzi, ne ho trovato uno. Ma lui è un civile, mi sa. Una ragazza, okay, sì, no, però lì non va. Ovviamente come si chiama? Gli spot non hanno differenza tra civili e noi, immagino. No. Vado di qua. Che è stato? Che è okay, stato? Liezar, okay, l'abilità di Liezar. Li vedete tutti, li vedete. Ma mi vedono, no, c'è uno sopra, aspetta. Ok. Non è morto? Grazie, okay, è morto. Sì, è morto. Allora, ci dovrebbero essere due qui all'entrata. Mi costa, ce n'ho tre ancora. Ne vedo solo uno. Ragazzi, colpo sincronizzato? Ma ce n'è solo uno? Ce n'è solo uno. Lo uccido da dietro, qual è l'uccisione corpo a corpo? F. Ok, grazie. Caso te lo shotto, Moro, se non ce la fai. Porta via mi vedono, cadavere. Mi vedono! Mi hai strozzato, Moro. Ma dai. Ma porca di una puttana. Oh, porta via il cadavere, Moro. Ma mi hanno visto, ormai che cazzo l'ho fatto via. Hai ragione anche te. Allora, amici, io vado su. Hanno visto solo me, eh? Eh sì. A me non hanno visto. Allora, fermi, voi non esagerate. Però stanno sparando. Io vado sopra la... Io li sto cecchinando là fuori. Questo è uno stronzo, che fa? Non fa il giro. Qua il drone, ragazzi, su, recupero la roba. Il drone della polizia. Rilevamento visivo, Moro. Eh sì, ma hanno visto a me, perché? Ma io vado a fare il giro, vado. Ho rotto un drone, ragazzi. Dove la cosa? Ahia, mi hanno sparato nella cappella. Che è stato? Amici, mi stanno sparando. Vado via. Ho tirato una granata per esplodere robe. Mi serve sto per ora. So che la mia situazione è compromessa. Questo non riesco a ammazzarlo, proprio tutto ammazzarlo. Mi metto al riparo! Ci sono i droni, occhio. Ragazzi, chi l'ha visto? Chi è stato? Occhio, Marco, mi sta arrivando quello uno, Marco. Ma dove cazzo mi ha sgamato? Ma è pieno di droni. Mignotta. Ragazzi, è andato un po' a farsi benedire. Vabbè, andiamo con calma. Ho distrutto un drone, ragazzi. Non siamo ancora degli espertoni, purtroppo. È esploso tutto. Ok, c'è uno qua. Li voglio morti, morti! Però intanto io... Bravo, Liezar. Oh! Che fai tu? Che fa? Sono venuto giù anch'io, tanto ormai c'è chi lo tengo col mio fascino, sì. Di le tue preghiere, idiota. Ok, ho preso. Ah, detto posto? Posto? Non muore quel trone. Quel troione, stavi per trone, volevo dire, ma. Aia, che male! Sparano. Aia, mi hanno sparato nel buco del chilo. È quello grosso, l'ho ucciso. Okay. Vado sulla torre, ragazzi. Che cretino che spara indietro, No, c'è ancora un carro armatino. Non c'è nessuno. Vado sulla torre. L'ho già fatta io. Ma dobbiamo fare tutti quanti, dobbiamo farlo. È una cosa, aspetta, salgo come mitragliere. Non credo. Credo ci sia bisogno. Sì, qua. Posso usare la scala? Ok. Quanto è duro quel pezzo di cacca là? No, Morelli. Ma dai, non è in cima la torre, però. Sto aprendo una cassa io, ragazzi. Eh sì, c'è la cassa da aprire in giro. Ok. Qua c'è una cassa da aprire. Ok, perché bisogna andare in quel drone lì e hackerizzarlo. Quale? Se mi butto non c'ho... è quello che abbiamo appena distrutto.
Ah, aspetta, faccio io. Ah, un punto abilità. Devo mettere. Stardi. Ehi, fuori. Chi mi ha schiamato? Sto arrivando giù. No, là. Un tipo giù. Non ha schiamato quello. Dov'era il. Ma il drone a me è lì, ma non mi dà l'obiettivo. Come non mi fa fare nulla qua. Guarda, recupera in alto a sinistra, recupera le informazioni del rottami del drone. Macello. Ma a me non risulta ancora attiva la missione in realtà. Guarda, prendi i dati. Aspetta, che sto raccogliendo i dati, aspetta. Oh, ho fatto io. Ah, mi segnali in fondo, mi segnali. Ma se li butto qua, se ti è paracadute. Il drone è vero, ti ha raccato da sotto in caso. Non posso. Non capito. Ti fa saltare? No, non mi fa saltare, mi sa. Dai, fammi saltare. Fammi saltare. Spreda, dai. Questa signorina cosa ne faccio? Ma cosa fa? Cosa è successo? Ma che scossola. Se cazzo succede? Non si possa. Eric, non saprei. Guarda nei tuoi abbonamenti, sei sicuro di aver tutto a posto? Ma che... Sono morto, Murray. Dipende. Hai fatto l'abbonamento. Ho trovato un cappello. Non student, se no lo devi aspettare 2 mesi. Amici, c'è un punto giallo, vado? Sì, bisogna andare là. È qui il punto giallo, io ce l'ho qua. Ma credo siano tutti morti ormai. Vado io lì a zero, aspetta. Sì, vado su io, dai, vado su, sono già qua. Ma che ne so, volevo lanciarmi, sono caduto per terra, sono morto. Ho fatto la spinta di pancia per terra. Non mi fa usare la merda di scala. Andiamo a vedere. Sto salendo io. Silis, grazie. Ma che problemi ha però questo gioco? Ubisoft. Eccomi qua. In single player? No, anche oggi io ho un sacco di tasti muti non andanti proprio. Ma c'è un indizio di sopra. Ho sbagliato. Ma Morelli, buona. Sto facendo io. Deficiente! Che male, lo sai che ti odieranno tutti? Lo so, però Morelli è pazzo. È che ce l'avevo in mano, Esprit. Cosa facevo? Bisogna andarsene. Scusate, intanto. Bisogna andarsene, ho attivato il punto. Andiamocene. Prendiamo un veicolo. Ma è lontano. Andiamo a prendere l'elicottero lì, quello bello lì di fianco. L'elicottero, va bene. Passa qua dentro, io prendo per adesso. Tanto io vado a prendere l'elicottero, se riesco. Non c'è una uscita. C'è un tipo lì, c'è un tipo. Signor... Chi è lì? Si dice... Un po' della mappa di... Ce l'avevo in mano, Federico. Che faccio? Once again. Grazie mille, Harry. Ho scelto l'elicottero. Ho trovato un cappellino verde. Stezza, vedo l'indizio, prendo. Questo è carino, ti fa trovare progetti di armi in teoria. Ti fai indagare così. Obivac. Certo, l'eloso. Obivac. Ci uscire da qua? No. È una macchina, la vado a prendere. Che bestiale correre. Ho preso la macchina. Io vi giuro le cose. Questo gioco è bellissimo, ma di quei problemi che io voglio sparare a tutti, porca miseria. Ma via, una pizza. Beh, ma ci saranno anche patch che sistemeranno eventuali. No, ma sono i problemi che dico io, non i bug, dico proprio un altro cecchino, ragazzi. Tipo la fatica, il rendere tutto così realistico, tra virgolette. Puoi mettere la guida dell'elicottero così. Non me ne frega un cazzo di riposarmi per aumentare le statistiche. Fammelo più. Ma che non me ne frega un cazzo. Ma siamo tonti. Ma che andiamo in vero? Vabbè, tanto sono già qua con l'elicottero. Che problema c'è? Ma non credo sia da. Grazie, Gergon. Grazie, Gergon. Grazie, Gergon. Ma dove? Vai, dietro. Me ne vado, Ma è da 2 questo, tanto. Non c'è il posto anche dietro. Non penso. Marco, tu sei? No, aspetta. Marco, Marco era dall'altra parte. Che cazzo? Ah, per i razzi. Missili giù. No, sono proprio missili. Era bombardamenti, erano. Sì, ma se la gente lì sotto, merda, gli ho letto. Siete, dove siete? Arrivo a te, Marco, io. Ma c'era bisogno, mo. Immagina se c'era solo un paracadute. Ah, il paracadute! Ecco! È paura, per forza. Mi stanno... Cosa succede? No, sto precipitando! Fatto bene, ho fatto. Cazzo, Gezzar, ma che è successo? Tutto a posto, tutto a posto. Gli elicotteri sono veramente fatti di merda comunque. No, più che altro anche qui Italia veramente. No, quella è tremendo. È veramente arcade da far schifo. È veramente una merda. Eccomi. Ma io qui sono arrivato oggi. Bravissimo. Vado sul mitragliatore. Eccomi. Aspetta,
Ma sti zoppicando. Sono affaticato. E niente. Non che è successo? Non c'è l'intermezzo, partita. Ma siete già arrivati là, siete già arrivati. Scusa. Era vicino, era, l'hai detto anche tu. Scusa, l'hai detto tu. Capito, potrei aspettare per partire da cutscene. Vabbè, ve la descrivo io comunque. No, sto guardando, c'era Cetta, c'era. La vedo anche loro. C'è il Josiah Hill. Ma la sto vedendo! Lui era un criminale di guerra. Purtroppo aveva una dipendenza da droghe. Molto fenomenale. Molto fenomenale, addirittura. Molto fenomenale. È andato in guerra nel Vietnam. Ma è morto il Vietnam. No, sparava solo agli alberi lui. Aveva questa piccola... Da quando è successo quel casino con Vaughan. È impazzito. Una volta ha scambiato un uomo per un albero e Esprit, ma tu sì. Avrei dovuto fermarlo. Ah, non sei in macchina tu, Esprit, ma no, che lo sai che voi... Io stavo aspettando che ti muovessi. Quindi purtroppo... Ragazzi. Certo. No, no, ma non le vedo le cazzine. Io. Ma devi citare. Ma non doveva finire in quel modo. Pratico, Esprit. Dove siete? Medio Oriente. 4 luglio 2022. Era un vegano di guerra. No, il gioco da, non lo so, io un 8 glielo darei sto gioco, ma no, assolutamente per niente, bro. No, io pensavo che volesse spararmi. È il nostro villaggio. Non più purtroppo ha veramente troppi problemi. Ma faranno peggio, ho detto, se su alcune ma cose no, sono problemi, sono scelte che fanno cacare, non bug. Sì, per adesso mi sto... I bug, se prendete un gioco così e vi lamentate dei bug, siete anche un po' stronzi, perché cioè non in realtà no, però ma porca ormai si sa, purtroppo l'hai chiuso e fuori. Che ha delle meccaniche veramente tempo. No, non puoi, ma ci fa salire tutto, tutto da solo. No, la colpa è tua, però è, cioè, è divertente, mi hai messo sotto pressione. Oh, Cristo. Sempre a non potevi tu no. Castrato, okay. Il padre verrà a sapere che mi hai fatto. Ah, non possiamo saltare? Sì, passare, voluto cazzo. Ma dai, andrai a piangere da papà. Non me ne frega veramente un cazzo, Esprit, della cazzina. Fai un casino. Voglio fare le incursioni, me ne sbatto i coglioni delle partite. Aspetta solo che papà venga. Ma che vorrei, scusa? A parte che volendo non è obbligatorio. Ma sei un balordo, però. Allora, andiamo. C'è una cassa sopra. Come ci vado? Sono le cassa. Non possiamo saltarla. A posto, fatto. Risolvi. Voilà. Risolto. Quel laboratorio sotterraneo da è John Bernthal. Cos'è che ha fatto lui? The Punisher. Quello di The Punisher. Ha fatto anche The Walking Dead. Ho trovato le scarpe. Aspetta, che me le indosso. Anch'io ho trovato le scarpe. Anch'io l'ho trovato. Ma non vuoi? Ma non vuoi? Come si trova la cassa? Sopra, devi andare da qua dietro, Esprit. Ma ci penso, come si fa a muretti, Si... perché sono mezzo zoppo, che non sono infortunato. Ma infatti, ma te l'ho detto anche prima, eri zoppo. Sarò stanchino. La Desert Eagle, cioè. Può disattivare il cacchio di tutorial, che mi ha rotto i coglioni. Mica male. Adesso ho indagato, ma non mi sta facendo, devo indagare, aspetta un secondo. Non mi segna. Mi sento, Mani nude! Mani nude! Alto là! Consulta. Rubo la macchina, andiamocene, moro, andiamocene. Ah, ecco, questo è, ok. Ok. Accettate tutti. Cos'è terra consacrata, Lizard? Io non ho niente. Perché c'hai terra consacrata? Il nemico è il mio nemico, missione. No? Sì, è quella che devo fare io. Ah, ecco perché non me l'ha dato accettare, perché se lo so. No, c'hai terra consacrata tu. No, io c'ho il nemico del mio nemico. Da me c'è il mio nemico. Allora vaffanculo, allora. Ah, questi giochi, guarda. Ma neanche hai sbagliato qui, tranquillo. Vieni, venite in Magna, che andiamo a fare un safari. Mi metto qua. C'ho il punto. Raggiunge l'ufficio principale della fondazione Scan. Che si è mossa tutta. Ma infatti, sei il tuo cazzo salito. Prego. Ce la fai. Eccoci. Andiamo. Salve, ragazzi. È asceso. Grazie mille, Mag. Bob. Corre Bob. Sportivo, dai. No, non è sportivo. Ma tu come stai muovendo a posto? Cosa hai in mano? Ma sto guidando. Che c'ho? Sono volante. Marco, ma mano, scusami. Ma tu sei in mano, Marco? Cioè, tieni il fucile. Io ce l'ho il fucile. È così. Ce l'ho io. No, da me no. Tu hai sentito come basta, cioè. Che sei pazzo? Che devo fare? La guida non è un gran... Cioè, ma io non guido moto, bene, non è stato tremato.
Ma chi se ne frega? Sparategli! Ma si è fatto, scherzavo. Guarda che c'è un drone della polizia. Ma sì, la polizia noi ammazziamo tutti. Ma comandante, chi mi spara, io assaltiamoli! Ma sei scemo, io sono pronto! Oh, a me non ha caricato le texture nel terreno qua, vedo tutto sto... Che vuole sto qua? Ho distrutto un drone. E quello chi è che mi rompe quello? Qui ci sono gli ausiliari del traffico. Chi? Ah beh. Gli ausiliari? No, si sì, ausiliari. Deprediamoli. Io prendo il cellulare, prendo e basta. Perché? Perché sgamo le cose. Chi è? Chi è? Aiuto! Chi è? Sparecchiano. Ma era uno, è arrivato così a fare l'eroe questo. Andiamo via, va là. Cretino! Ma ci sono due lavoratori qui. Due. Potevo con noi. Deficiente! Ma Esprit è stato defeccato. Ma tu fammelo curare. Adesso ti tiro su da solo, mi tiro su io, guarda. Zitti, fermi, non fatevi notare. Ho l'auto del defibrillatore. Ma dai, infortunio grave, Morelia, porca puttana, fammi usare delle cose qua. Chi è? Chi è? Non ha scelto niente. Ma chi è che ti ha scammato? Ah! Ma io non posso sparargli di là. Mi sono abbassato. Ma che cavolata. Ma io non li vedo. È in fondo. Ce n'è uno, ce n'è. È lì sulla strada. Ecco. Ah, eccolo lì. Sì. A me non cerca comunque. Adesso potete risalire il Magna. Aspetta, volevo prendere la persona che potrà con noi. Oh, ma andiamocene, Moro, andiamocene. Adesso lo reinvesto. Aspetta. Non farlo! Mazzo! Non farlo! Fortuna che si è glitchato dentro, guarda. Ah, io guardo, io lo vedo fermo. Macchina. Fermi, non fatevi sgamare. Zitti. Buonasera, non è un cadavere, è un... Esprit, stai salendo? Una bambola. No. No. Ma deficiente che mi si manca il gioco, sei fermo! Ma te non posso entrare se ti muovi! Non è il testo tastino su. Io ti vedo fermo, Esprit. Oh. Abbassate, Esprit. È lui che deve abbassare. C'è un aereo! Niente, ci ha scammato. Ciao, Esprit. Dopo che stiamo qua. Abbassatene. Avevo alzato il microfono. Ti diverti, Esprit, col tuo amico nuovo. Ma sono in macchina deficiente. Sì, sì. Da me ancora i piedi là comunque. Sono a Marco, sono a te. No, da me sei ancora lì. Però abbiamo un elicottero. Uno dei tuoi alleati a terra. Ti sì, sì, è a terra. Sono qua. Vabbè, che ti devo dire, Esprit? La tua parola contro la nostra. Sempre fatti bene. È apparsa una persona, effettivamente, adesso nella situazione. Ostia, è vero, eccoti. Ah, che paura, sei scemo. Dove dobbiamo andare? Là. Vai. Fermiamoci coverture. Prima però, fermiamoci prima. Fermati! Fermati! Prima! Ma fermati! Che cazzo è in mezzo a loro? Fermi! Vai, dolcemente qui, eh. Come si scende? Eccomi. Sono sgamati già, guarda. Il mio dimmi. No, zitto, non ci ha sgamato nessuno. Allora, accorazzatevi, droniamo. Intanto ti spotto quello, poi. Questo è un bel paesello, guarda. Senti che è pieno di civili, eh. I civili c'hanno il tondino sopra, comunque. Una persona. Immagino. Paio, anzi. Qualcuno è stato sgamato. Ah, c'è uno. È stato sgamato. Non so. Io no. Ho visto la... Esprit. Ho visto il giallo. Sgamato, A me dice Esprit. Ma c'è uno qua dietro di voi, eh. Ma come? Davvero, è qua. Cazzo, è sgamato, altro che me. A me dice che hanno trovato Esprit, che ti devo dire? Super posto, adesso è morto. Allora, là ci sono due persone, arriva la macchina, là ce n'è un altro. Macchina in arrivo. Ma basta di puntellarla col segno. Altri due lì, poi. Un altro lì. Okay. Quanta gente c'è qua? C'è un botto di gente. Ancora. Vedi i petali sdraiati, meno cucciati. Mi sono sdraiato, sono. Anch'io sono sdraiato. Tu mi hai scusato Morelli prima. Io l'ho sdraiato. Quando sono morto? Sono morto? Ma non è morto, non ti sei morto. No. Ma chi è morto prima allora? Ma qui non sono morto. Stiamo perdendo, Esprit. Vabbè, non ci vuoi fare. La perdita... Ma se lancio il mio invece, di drone? Bella. Che cazzo ne so io. Amici, io entro, ho già spottato i tuoi. Mamma, aspettami! Ti aspetto. C'è un cane che tossisce. Una roba nuova, cos'è? Questo. Marco, prima cerchiamo un punto d'ingresso. Perché qua, da dietro. Guarda quanta gente c'è qua. Quell'ingresso, Marco. Ma allora la fessura. Allora lì c'è quella persona lì, effettivamente, Marco. Io mi aspetto qua. Sono tre persone davanti a me, eh. Sono un fungo sincronizzato?
E fai? Ah, quelle lì davanti? Ne sono tre. Allora io prendo questo. Come si fa? Parlano, io mi allontano. Colpo sincronizzato. Non me lo fa. Dai, continuando a premere. Ok, sì. Ma... qualcuno l'ha sparato. Ho sparato, io ho sparato, mi sono tolto i coglioni. Allora, vabbè, andiamo, mezzo, andiamo di qua prima. Quel cadavere trappolo, però, lì, trova cadaverizzato, lo vado a prendere. No, non trovo nessuno, io mi prego. Mi c'entro da dietro io. Grazie, ah, grazie, ma kill ship, grazie mille, caro. Ma perché Morro legge sempre uno indietro? Perché mi arriva dopo, scusate. Aspetta. Mi sgamano! Chi? Moro, sempre te. Sempre Moro, sempre sì, Moro. Aspetta, veloce! Prima della live era lui che diceva, mi raccomando ragazzi, non prendiamocela di fretta. Allora, vaffanculo. Oh, stai fermo! Sempre a correre giù. Io sono andato lì per non farci sgamare. Io corro via, corro via. E invece sembro tutto un fiasco qua. Sempre a merda vanno queste operazioni, ma non è possibile. Corro via, corro via. Prendo la macchina, fanculo le stelle, guarda. Mi sono rotto i co... Investo adesso. Cosa succede, Sprint? Senti, chiedi sopra. Mi hanno atterrato. Un colpo di cecchino mi ha colpito. La mia vita. Sì, sono ha colpito anche a me. Un po' da tutte le parti. La mia vita che se ne va. Vedo il flusso vitale che va via dal mio corpo. Ehi qua. Purtroppo. Sto per morire. Oh, mi drone, devo... tu mi hai proprio rotto i coglioni. Non riesco a muovermi. Dove sei? Ah, io sono qui. In mezzo all'erba rigogliosa. Moro, sei morto? Non so, sono per terra. Arrivo, aspettando Moro, che la mia ora arrivi. Ah no, ti ha preso qualcun altro. Lì c'è uno. Tiro un pugno dentro al cuore. Ecco, un pugno dentro al cuore? Ma che male, sì, scusa. Però ha funzionato, ti ringrazio. Cosa hai fatto comunque? Ti ringrazio. Ho dato un pugno nel cuore e ti tiro su, ma riposto. Meglio che nel culo. Ma vai, c'è chi di sopra, io, porca puttana. Per avvanare queste casse, va là. Sto avvicinando, amici, sono in una zona calda. Morto, morto, sono più io, scusa. Sono proprio io. Sarai in una zona bollente, tu, allora. Ho trovato la K46. C'è molta gente. Lì ce n'è uno, aspetta. Non vinceranno, noi siamo molti di più. Becca di sta granata. Ok. Ci sono allertato un po' di persone. L'avevo ucciso già, quindi... Vabbè, io vado a prendere le cose che sono dentro l'edificio, voi fate il vostro lavoro. Ma non c'è nessuno qua. Ma porca miseria, chi era questo? Marco, scusami! Ma questo è un cretino. Rimuovo l'infortunio, che sono medico curante. È che ho preso male una curva. Dai, meno male che buono è quello che dice, fate tranquille, è quello che fa più danni di tutti. Sì, è quello anche prima della live, mi raccomando, prendiamocelo. Mi sono preso a modo. Ma che ostili nella zona, stai zitto. Ma cosa dov'è? È la missione poi? Bisogna l'ufficio principale della fondazione. Ma dove cazzo si esce, te porti di vetro? È allora lì l'edificio quello grosso. Ma questo io, quindi parlava da solo, ma che cringe. No, alla radiolina avrà parlato, no? Non lo so, mi pareva a me. Qua dentro sono. Lo sono io. Non è questo. Beh, qua c'è una cassa. C'è un cancello? C'è un cancello da questa parte, non lo vedo. Esprit è claudicante? Marco, l'Espri, sei claudicante? Non so così in chat. Oh, non so cosa vuol dire, claudicante. Sono già dentro. Perché mi sono nemici qua? Ma dove state andando voi due? Cosa c'è? Amici, fatemi cambiare la cintura. Aria pericolosa 27. Ah, mi spara il culo! Io sono qua adesso dove c'è da fare la missione. Apro, intanto. C'è un ragazzo apro? Dovete scendere dalla discesa, venite giù. Aspettiamo. Ezer. Problema con le granate. 27 qua. Sparagli in testa, muoio lo stesso. Lo so, beccarlo in testa, coglione di nascondersi. E vai via. Quando è nascosto non ti vede. Amici, sono qua dietro, mi sono tuffato. Sono tuffato dal parapetto, moro. Fa male, eh? Ma io sono duro. Sono Kobe. Aspetta che arriva anche Esprit. Andiamo. Sono tutto bendato di sangue per colpa tua, amore. Vabbè, non saremmo i ghost per eccellenza. Ah, io vado a fare le missioni, è importante. Stealth, qui non lo sanno. Non me lo sanno. No.
No, non lo so. Ma questo qui! Ah! Ma che l'hai visto poi dietro? Ma che faceva lì? Scusami. È entrato dalla porta, è entrato. Non vi preoccupate, non vi preoccupate. Così valenti, eh? Marco, andiamo. Cosa faccio? Cosa fai? Oh, sì, non vi vedo io. Dove siete? Ah, siete tanti. Collezionabile. Marco, vorrei, aspettatevi. Aspettiamo, Marco, aspettiamo. Sì, sì, sì. Come si fatemi tirare spalle? Fuori la pistola, per favore. Tirate fuori la pistola, qua. Perché? Perché facciamo più tranquilli. Non c'ho scienziatore. Hai ragione, con la pistola, cioè, secondo me è più tranquillo con la pistola. È meglio. Io non ce l'ho silenziata. Fermati. La puoi mettere, T. Pazzo! Fermi, mi credono! Lo sapevo io. Non ho visto qualcun altro questa volta. Non mi assumo le responsabilità. A me non mi hanno visto. Dico, siete fermi, siete davanti voi. Ma non mi hanno visto a me. Ma chi è questo qua? Che parla a metà. Ha detto sette frasi tutte a metà. E poi è morto. Eccoci. Quanto affannoso. Eh sì, siamo fatti così. Ma c'è anche sotto. Ah! Ah! Vedi con la pistola. Sono riattivo. Coglioni qua. Questi qui c'erano le armi silenziatissime. Non sentivo quando sparavo. Aspetta che sono un po' zoppo. Come si sicura? La G, tieni premuto G. Ti butto alto per cambiare. Marco, era una cazzata da G. Ma che cazzo? Ah, ma perché prima tu alte, poi G. Devi prima selezionarti le band. Come si seleziona le band? Già cazzo, oh, tieni premuto alt. Okay. E poi ti selezioni. Sì, anche a me. Scostato, guarda che c'ho la pistolina per davvero. Avevo fatto tutto per bene, vedi che si fa così. Ho anticipato no, il Capitan Mastro è un bug quello della missione di Vestra. Di Vestra. Ok, senti. Di Vestra. Oh, oh. Mi chiamo Nomad. Faccio parte della squadra inviata qui per capire che sta succedendo. Maurice Fox dice che posso fidarmi. Captain America, no? Mi fido di te. Ma gli stessi che ti cercano vogliono uccidermi. Che ne dici? Mi dai una mano? Sono veramente bellissimo io comunque. Fox collabora. Sono un uomo bellissimo, so. Marco, se guarda me. No, c'ho gli occhi verdissimi. Con gli animali. No. È in una caverna con Menz e Schultz. Caverna? Suona male, ma Schultz è meglio di quel che pensi. Prendiamo la tua roba, andiamo. Menz Schultz è quello al campamento. Non ti vedi in stream? Ah, in gioco non ti vediamo. È colpa mia. Che belli che siete. Quindi lo ammazziamo. Ma posso rimediare? No, bisogna scortarlo fuori. Con ma sono da solo, so. Ah, no, ma a me sta ancora caricando, non ho ancora visto la cazzi. C'è la cazzi in cera. Vabbè, saltala poi. Ero curioso, Morelli. Per la carica, sì. Buonasera, Morelli. Buonasera. Ma c'è che paura. Ma te c'è un silenziatore volante dietro il culo. Ah, scusa, che non lo avevo? Fatto? Ma c'avevi un'arma invisibile. Io non era solo un silenziatore. Mi fai vedere l'arma invisibile? Ecco, questo non mi... Attenzione, attenzione. Stai calmo, tu... Devi darti. Io mi devo ancora calmata. Curare, aspetta. Lo faccio, eh! Lo faccio! Non lo fare, Marco! Non lo faccio. Vieni come guida. C'è Diezza, c'è ancora. Ma mi sa che si è bloccato. Ah no, ecco. Spingo Moro, spingo Moro. Ma mi segue, ragazzi, incredibile. Certo. Ehi, c'è non questa musica di suspense. Ok, ci sei, Glizzer. Vai, andiamo, venite. Aspetta, dove corri? Non correre. Pazzo, non co... Pazzo! Silenzio! Qua c'è gente, bravo, ti fate vincere, ti vedo! C'è l'elicottero qui! Ah, a posto. C'è l'elicottero, ma non la banca. Ti ha risolto. C'è un tipi qua, c'è uno, eh. C'è gente, fermi. Dottore, salga, dov'è il dottore? Dottore, ma dove sei inciampato? Ma deficiente, dottore, salghi! Che dottore poi? Non è il dottore. Non è il dottore, sarà il professore, salga! Prego, devi comprare. Devi stare giù, devi stare, come fa a salire se no? Ho sbagliato tasto. Devi ucciso, dai! Aspetta, devi guidare. Quanta roba c'è qua? No, porca puttana! Dottore, chiami un dottore! Passeggero! Cioè, non posso dire comunque lui, O fuoco. Vabbè, ci segue a piedi. Ah, eccolo. C'è un drone, sì.
L'hanno sparato? L'ho sparato? Ma io me ne sbatto. Vai, ma più su, più su! C'è un missile? Tutto questo non ha senso. No. Più su, Larry, già stiamo fumando! Più su, ma! Rumore sospetto, Esprit. Non si guida granché bene, vi dirò. Chi è che ha scorreggiato dentro l'elicottero? Fa un po' di fumo. A me è uscito fuori rumore sospetto, Esprit. Io sono uno dei buoni. Perché ha fatto un petto, sarà stato lui allora. Ecco, io... La nave stava portando i droni via dall'isola. Questi droni potrebbero essere l'arma più potente dai tempi dell'atomica. Dovevo decidere, dovevo fermarla. Si è fatto male qualcuno. Alcuni membri dell'equipaggio sono morti. Mi dispiace. Dovevo scegliere, capisci? Se ci buttiamo tutti col paracadute, lui che fa? In Asia del Sud. Ah. Ucciso per sbaglio dei allora tranquillo. Ho provato a fermare tutto. Si stavano impossessando dell'isola. Affondare quella nave da carico era l'unica opzione. Ho visto cosa fanno i tuoi droni. L'isola di Tony Stark, tra l'altro, questa. Però è diventato malvagio, purtroppo. Cos'è successo? Stai esplorando, credo. Effettivamente. Rumore sospetto, Morro. Vai su, vai. Non volevo niente di tutto questo. Corre? Sì. Però fosse qui. Ma è qui, eh? Ah sì, ragazzi, che abbiamo aperto un flare in aereo e c'è un po' di fumo. Tutto a posto. È che giocavamo con le stelline e con Morelli, Morelli! Porca puttana, sei pazzo? Che c'è? Prendo una moto, ragazzi. Siamo tutti sani e salvi. Ma io mi sono cato in mano, Morelli. Tanto pulisci che vuoi. Tu devi pulire. Professore! Che schifo, parla col professore, vai. Vai. Ma non è professore. Ma cosa? Abbiamo acceso Ric Flair, no? Sai, diciamo. Questo è Jace Skell. CEO della Skelltec. Sì, lo so chi è. Da quanto siamo vicini? È molto amichevole, ora che ti serve aiuto. Mi sbagliavo, pensavo non voleste essere disturbati. Sono felice di conoscerti. Pure tu ti dai. Non fa niente, non fa. Questo è uno stronzo, sì. Sì. Fox aveva ragione. Non c'era lui dietro il colpo di stato della Sentry, ma Walker. Ora lo stanno cercando. Walker. Che può abbattere i droni. Texas. E credi che sia una buona idea? Dai, qualcuno che dice Ranger. Lasciarlo in mano ai Ranger. Meglio che avere i lupi qui. Jace! Oh, Harmony. Tutto ok? Oh, com'è? Eccola, Greta Thunberg. Ci sei mancato. Resterai con noi. Harmony, non credo che sia... Matt. Harmony come i libri del sesso, che non sono in realtà, però dell'amore sono. Sì, ok. Certo che può restare. Greta Thunberg. Prepariamo il tuo computer. Greta Thunberg. Farò il possibile per te e per i tuoi amici, promesso. Thunberg ha detto. Ma quanti maledetti computer intendete preparare? A proposito, suo padre vuole mostrarti una cosa. Sembra Walk. Posto. Eh sì. Non mi vogliono mostrare. Stavo banando gli Izzard poi. Cosa stai smanacciando col pistolino lì? Ho saltato la cutscene perché tanto ci avrebbe messo un quarto d'ora a caricare. Insieme saltano la cutscene, non so. Devo ravanare le plastiche mezz'ora. È tutto nero. Anche da me. Io sono a posto. I libri romantici ma col sesso, tanto vedi, ci ho preso lo stesso. Sì, sono questi qua. Gli Harmony. Ma basta che ce n'hai uno, tu è vero. Allora non lo basta. Ma me sei fermo, tra l'altro. Ti sei girato adesso. No, mi fa adesso stai fermo. Guardando no, il riso. Marco, no. Sono qua, mi sono pugliato le mie scarpe, a posto. Parla con Fox. Con una volpe. Ma è sempre la versione... Ah sì, si è provvisto. È il vecchio. Aspetta, Fox. Quello... Morelli, che tu stai scattando. Sì, sono molto veloce, in effetti, sì. Sono scattante, però. Sentito il verso di un cinghiale. Ma che posto è questo, scusa? Bello, guarda che bello. È bello, sì, è bello. Ma ci sono i porci. Non c'è nessuno, però. Inizia a vedere, ci sono i porci. Ma che lavoro hai quanto... Non gli parliamo? Siamo antipatici? Buonasera, io sono... Con il maiali parliamo? Split. Certo. Ah, lì, mangio quello tutto qua. A posto. Una bella Pepe, 96-48. Grazie, Pepe. 26 mesi. 27 grazie, Pepe. Io gli parlo, basta. Parla, gli basta. Parla con Fox. Paolo Fox. Fox. Mezza ha detto qualcosa per me. Jace! Oh, Fox. È davvero bello vederti. Non è molto contento di vederlo, secondo me. Grazie per esserti fidato.
Ma lui qui, mi ricorda. Non so se posso fidarmi. Gino Bramieri comunque. Cosa devi farmi vedere? Sì. Gli occhiali forse. No, anche i capelli, la testa un po' quadrata, no? Mi ha mandato qualcosina, un video fatto con i suoi smart glass. Gli smart glass. Un vlog, attenzione. Attenzione. Attenzione che succede. Adesso gli sparano. È uno youtuber quello che fa il vlog. Sì, sì, è un vlog. James Franco Farlocco. Ma non è vero. Farlocco, ho detto. Ah, ma lui è più cattivo di James Franco Farlocco. Perché provano a scappare così? Non ha senso, ti riprende, non ha senso. Ma non era scappare, voleva andare dalla famiglia. Avanti! E basta piagnucolare. Non permetterò ai miei ospiti di piangere come verginelle. Forza! Non è detto che una verginella pianga, comunque, questi luoghi comuni. Che cazzo vuoi? Nel... quando... no? La prima volta perdere, lascia male. Perdere, non fare. Ti spiegavo, ma... vedi che un po' James Franco è dall'espressione. Sono un uomo semplice. Hai promesso di collaborare. E come vedi... non tollero chi infrange una promessa. Che fastidio questo altoparlante di sottofondo. Sta zitto, non sendo. Sia della Sentinel, la nostra sicurezza privata. E l'hai assunto. Ma non per questo. Miles, un aggancio governativo. Mi ha consigliato lui, Stone. Peter Miles. È l'uomo dietro all'operazione Greenstone. Ci ha mandati lui qui. Lo stronzo voleva che fallissimo. Beh, l'operazione Crimson è quella appunto di quest'uomo che aveva il mento molto pronunciato e veniva appunto da tutti chiamato Crimson il mentone. E dobbiamo andare a scoprire, insomma, se quello è bastato per convincermi a costruire i droni letali. Mi si è chiuso il gioco. Ottimo. Dobbiamo portare via i civili. No, non è vero, si è solo tabbato in questo da solo. E io devo trovare dei rinforzi. Sto lavorando a modo per poterlo fare. Sì. Così mi piace. Stai tranquillo. C'è un difetto nel programma di controllo dei droni. Sto lavorando a un virus che può controllare un singolo settore di droni. Così una nave potrebbe lasciare l'isola. Esatto. Ma mi serve aiuto. Esatto, ma mi serve aiuto. Mi fisso quello sguardo che ti se basterà. È veramente, ti giuro, ti mette un'ansia tremenda. Grazie, lui. Davvero. Sto allestendo un'area di lavoro. Passa da lì e ti dirò che mi serve. Che sensazione. Prima cosa facevo proprio sotto. Capisci? Avevo una forte acidità di stomaco e volevo sempre dei tacos di pesce, ma ora... Taco Tuesday! Mi sento una favola! Gli faremo vedere che pazzo. Siamo... la capiranno in pochi, la capiranno. Tieni il pugno. Stupido Gino Bramieri qui. Gino Bramieri. Ovviamente, raccontava le barzellette. Gino Bramieri non era stupido. Stupido senso di simpatico. Fanboy, ma Franci, hai capito la cheat? Fantastica. Ma hai fatto a capire la cheat? Ah già, te l'avevo raccontato. Andiamo fuori a fare un po' di bronne, sì. Zio. C'è da parlare con questo no, c'è non è mica finito, non so. Col cazzo. No. Bravi, bravi tutti, belli. Più istruiti bene istruito. Nella mia coltivazione di uomini. Vai, parla con Skelly. Ma Skelly era quella di coso, Moro? Di X-Files. X-Files, bravo. Mi veniva Aliens. No, era lui, Skelly. Programma di controllo. No, Skelly era lei. No, lei. Era lei, Skelly, che si era persa. Penso, non era Mulder. Non facciamo spoiler. No, lei era Skelly. Dobbiamo trovare il mio ingegnere capo, assicurarci che la backdoor nella programmazione dei droni resti aperta. E serve un'IA avanzata che stiamo sviluppando. Obiettivo. A fine atto 2. Fine dell'atto 2? Fine dell'atto 2. Ovviamente si parla sempre di Harmony. Allora, tocca prendere una missione. Dove la possiamo... ma non ce la facciamo adesso a farne una. Che ne sono, scusa? No, andiamo fuori a sparare. A spaccare qualche macchina che passa di faccia. Amici, uscite voi che non so come si esce. C'è l'uscita, Marco. Certo, però non la vedo. Quanti missioni principali? Non c'è il cartello. Scusa. C'è il cartello, Marco. Dov'è? C'è l'icona. Davvero? Se qua devi essere lì. Sì.
Esci, è vero, sei di icona. C'è anche scritta bella grande. No, ce ne sono 200 di icone davanti, sì, dei nomi delle persone. C'è 7 miliardi di roba addosso, Rebe, non spammare lo stesso messaggio. Esatto, l'ha scritto anche Giorgia. Leggiamo tanto, ti leggiamo. Magari non leggiamo, cioè non è che ripetiamo tutto quello che leggiamo, però... Follow Penguin, grazie mille. Paura. Grazie. Corro, arrivo, amici. Aspetta. Gara di moto? Gara di moto. Ma perché Eliezer è appena rientrato? Gara di morti? Ma io sono uscito. Lo so, t'ho visto entrare e poi si è scomparso fuori. Ah, è contro la nostra, c'è un altro. Gara di moto, gara di moto. Come, con quanti pochi frame? No, è normale. Sai che l'ha scritto Sio. Allora, andiamo. Quanta luce fa? Come si accende la luce? La G, te lo dice appena sai. Ma bestia, che luce, ma è troppa. Chi è che tira la luce qua? Allora, e io? Te, no? Ecco. C'è un'altra. C'è la moto. Buonasera. E me ne manca. Ah, ok. Ciao. Aspetta, però. Ma mi spinge Ma questo tamarro delle giostre. Ma questo, Ah, l'ho scarpata. Marco! Non mi Ma si guida. Tu hai la moto da cross 4x4, guarda. I tuoi occhi nella notte sono fari che risplendono. Era bisogno? E per il male affrontino. Non gira. È difficile. Quando indossi le ciabatte. Volo, volo, volo. Sei stupido. Guarda strada, ma vado a te. Ma qui non ci arriva nessuno. Bisogna andare nelle strade. Lanciamoci qua. Olong. Basta, Olong. Olong, che santo uno di voi! Alende Long, Olong! Sono morto! Sono ancora vivo! Io sono vivo, ma ho perso la moto. Io ho perso la vita. No, non è vero. Era uno scherzo. Ho perso la moto. Chi è questo qua? È Marco. Ce l'ho la moto. Dammi qua. Dai, venite giù, che qui c'è la strada, facciamo... Aspetta! Non puoi salire, Esprit. Come, non si può salire in due? Non la moto da grosso? Ezra, prova a venire qua. Buonasera. Ti ho lanciato, amici! No. Sono in bolla, niente. Ragazzi! Sono in bolla! Ma mi si è rotta la luce, mi si è rotta! Marco, senza luce si vede veramente poco. Porca, sono veramente sotto la vita! Parkour! Porca puttana! Ma non vedo niente, dove siete? Amici, sono arrivato al punto! Ho capito, ma che punto è? Non c'è un punto! Ah, dove sta andando poi? Posso... Ragazzi, non posso raggiungervi, io siete troppo veloci. C'è gente, scappo! Non ho la moto. Fare? Matti, siete troppo veloci, noi siamo pieni. Non ho la moto! Porca puttana, morendi! Non ho la moto. Sono arrivato al punto per davvero, amici. E che cazzo ti aspetta a fare? Ma che è il punto? Come faccio? Punto blu. Ma questa è una persona, Marco. Il punto blu, amici, voi non lo vedete il punto blu? No. Perché sono delle moto qui? C'è il punto blu, poi è una missione qui. Io ce l'ho, sono qua. Mauro, vieni qua che gli sparo. Ma quanto si scivola però su ste montagne. Tra l'altro, amici, il rumore del silenziatore sembra quasi che non ci sia. Il silenziatore, dico, talmente forte. Ma poi è girata, no? È girata. Torno alla base io, che devo fare? Mauro, vieni qua. Ma vieni qua che ti sto aspettando. È un elicottero, Morelli, sono... Che cazzo, c'è un elicottero, Esprit. Rilevamento visivo, Esprit. È pieno di moto, questa magari è la 2, aspetta. La profanatore. Ma è troppo veloce questa moto, sono caduto. Porca miseria, Mauro, mi si è rotta la luce. No, mi si è rotta la luce. Ah, stai sotto, ok, stai. Altra moto, Mauro. Non riesco a salire. Penso io, Mauro. Guarda, Marco, è velocissima questa moto. Per un attimo mi sono messo dietro io comunque, eh. Ah sì? Aspetta, provo a ritornare. Per un attimo ho fatto l'animazione. È un oggetto verde. Porca miseria. È l'acqua, Mauro, mi esplode le gomme! Scappo via le gomme! Mario! Niente. Ma granata. Vi potete teletrasportare su di noi anche volendo, eh. Ah, sì, aprire, scusa. Come mi sono ricordato uno? Cos'è anguria più uno? Questo Morelli, guarda, mezza per avrei... anguria. Ho rotto un'anguria, eh? Non hai raccolto un'anguria. Sparano! Cioè, fermo una macchina! Vedi che sparo, guarda. In nome dell'arpeggio! Sparo sentito, Morelli. Gli è arrivato nella faccia, gli è arrivato. Basta, basta, basta. Prendiamolo.
la Morelli, non ancora la macchina. Guarda, come stiamo andando, scuso. Non lo so, ma adesso abbiamo un veicolo adibito al trasporto di più persone. Guido io, Jezar. No? No. Scusa, qualcuno vada sul Vitros. Oh no. La granata. Ma Marco dov'è? Perché sei laggiù? Vieni ecco, qua. Mi amici. Allora, andiamo in tutti i domande, sono più facili e tranquilli, no? Andiamo Ma ci sono degli punti esclamativi che si sono attivati quando mi perché ho sparato forte. Non so cosa abbiamo, te abbiamo, sono 4 minuti. Beh, spariamo sti qua. Vai, avanti. Vai, tu vai avanti. Non mi sale. Marco, devi salire davanti, Marco. Ecco qua. Vai. Vai avanti. Non era davanti, comunque. Punto quelli. Sparagli! Ho ucciso io con la pistola, che scarsi che siete, guarda. Ucciso tutti, siamo fermi. Ah, mi si è bloccato tutto. Siamo fermi. Siamo partiti velocissimi, fermo velocità. La granata! Vai via qua! Prima dove la puttana merda, che è stato, che sciupato. C'è il ah, non vi dirò che sono stato io, ma sono stato io. Purtroppo c'è stato un disguido. Ah. Per macchina sono al sicuro. Punto di domanda. Ma chi è che tramburengera? Ma è morto l'onda, zia. Sono caduto. Hai ma perché non sapete stare dentro la macchina? No, beh, investito. Ma se eri dentro la macchina non potevi. No, no, è stato investito. Jezar, vieni qua. Metta un altro punto via. Ma c'era bisogno di fare film. Tutto in macchina. Questo è un problema, ragazzi. Tutti. Non posso eliminare l'arco io. Faccio io, Esperi, tranquillo. Questo deficiente, sono ammosciato sopra io. Tac. Mi demosci, Marco? Ti demoscio io, Esperi, per moro. Ah, no, no, no. Non mi hanno rotto me. Aia. Chi è che mi spara? Credo di essere morto. Una morte in azione del nostro agente Nomad. Lui era arrivato in quest'isola per salvare il pianeta Terra. Dove sei? Dopo non essere riuscito, è arrivato a Zazan della Police. A risollevare il morale della squadra. Dov'è l'elicottero? Cazzo sopra di noi, ma non lo vedo. Dov'è? Ma che ore sono? Lontano, sono morto. Avete tirato 7 cazzi. Ma che punto diverso? Sì, aspetta, notturno. Rotolo, amici. Aia, amici, aia. Con la bici è visore notturno, eh? Come preferite? Sì, c'è visore termico, Marco. Che bello. Su delle Morelli. Ciao, è caduto, aspetta. Ma perché sei termico solo sulle braccia e sulla faccia? Amici, è un infortunio lieve. Fatemi... Eccoci, adesso lo sai cosa faccio, Marco. Faccio un attimo di tectonica, aspetta. Aspetta, allora. Guarda, adesso non mi vede più nessuno, sono invisibile. Sì, avete i corpi freddissimi? Come? Sì, per forza. C'ho bisogno tecnico, non si vede una sega. Guarda, è chi mi ammazza adesso. Mi vedono più, non mi vedono. Ah, trovami. Morelli, bah. Ma dove sarà Morelli? Bah. Sono qua! Aspetta, che troppo qua cago. Amici, mark out, guardate. Ah, hai visto che ninja che sono? Sono scomparso con la nube di fumo. Dammelo. 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 Piezzare ha un punto critico, lo aiuto a essere più critico. L'ho ucciso, Liezzar, tranquillo. È un altro. Non sa se queste cose funzionano. È una moto, Liezzar. Niente? Beh! No. Quali? Che lag, Liezzar! Ma che lag! Esperi, tutto a posto. No, non ho fatto, mi ha proprio investito. Libera! Via lui che... Per te la prova, si è stato... Torino. Non lasciamolo. Marco, carico le moto, sei stupido? Vieni qua. Carico subito. Ma è che mi è caduto, mi è scomparso. Aspetta, ti metto Esprit. Marco, prego, vai. No. Metti Esprit. Ma dammi qui. Buttamelo sopra, Moro. Te lo butto sopra. Vai. Un po' di pugno. È stato, ce l'ho fatto proprio bene. Posso stermi su gentilmente?
Vabbè, amici. Sono scivolato purtroppo. Io spero visiate Dover Toti. Dover Toti. Il gioco è carino, ma è molto pesante. Cioè, a me va abbastanza male. Ah, ormai è un gioco nuovo. Quindi. Next gen. Se non è pesantuccio come gioco sul, sul PC. Dove sei scomparso? Gli Next gen. Ho sbagliato. Ho fatto alt F4, ho chiuso tutto. È molto pesante, però è molto carino da giocare insieme. Sì, no, assolutamente, in compagnia vi ha tutti i problemi del mondo, ripeto, però... Sì, però è molto divertente. Da giocare insieme è molto divertente. Rumori tremendi. E niente, domani quindi con FIFA, domani sera. Esatto, io non ci sono. Noi vi lasciamo Gatto. Uomo chiamato contratto. E domani mattina mettiamo Don't Starve Together. Do... È vero. Cazzo, è vero. Andate da Gatto e gli scrivete... Weyla! Ehi, Weyla! Weyla! Eh? Weyla! Ciao belli, a domani mattina! A domani! A domani!